Oggi cornea animata da un mercatino dell'antiquariato in Piazza Martiri della Libertà. Come avevo promesso all'inizio del mandato di assessore, si portava avanti con qualche novità, questa è una di quelle. E dovrò dire che abbiamo riscontrato un notevole successo, pensando che i giorni scorsi le adesioni erano minime, oggi avendo all'incirca una settantina di espositori non puoi che essere soddisfatto, poi anche la locazione è molto particolare perché si è sotto un'alea avendo tutto il parcheggio attorno delle macchine, fa gola chi è che viene a esporre ma fa gola chi è che viene a visitare il mercatino. Possiamo dire noi un ringraziamento particolare all'Associazione Eventi che mi ha dato una gran mano a organizzare questo, a tutti gli espositori in primis perché è dalle 4 del mattino che siamo qua ad alloggiare perché questi non sono commercianti ma sono degli hobbisti che praticano una vendita un po' particolare, la roba usata o la roba vecchia come si dice una volta. Noi l'abbiamo chiamato come era una volta il mercato che c'era una volta in Piazza Martiri e ha dato un successo, via. Adesso speriamo nelle prossime edizioni perché va a cadenza mensile, non lo faremo il mese di maggio perché abbiamo altri eventi e poi si ritornerà per tutti i mesi fino al mese di dicembre e di lì si tirerà una riga e si dice se ha servito, se è andato bene, se si è collaborato, se si è portato delle novità o un valore aggiunto alla nostra città. Prossimi eventi in programma? La seconda domenica di aprile ritornerà il mercatino di una volta, quello di oggi, verrà ripetuto. Poi andiamo al mese di maggio dove andremo a avere tutte le iniziative, diciamo le prime iniziative dell'anno un po' particolari con la Fiera di Maggio, Florarte, il Torneo di Maggio e poi il clou di quest'anno, il Giro d'Italia che con la collaborazione, noi che collaboriamo con l'assessore Perucini stiamo mettendo in piedi una bella iniziativa per il giorno 24, è una cosa che colpirà un po' la nostra città. Noi come amministrazione, come assessore ci siamo e ci impegniamo per il bene della città. Dovremmo avere un po' più di riscossione proprio in queste iniziative, proprio per portare Quarnier nel posto che merita, non sempre soltanto con a Quarnier non c'è niente, a Quarnier c'è tanto, Quarnier può dare di più, ma ci stiamo dando, ci stiamo lavorando e grazie a tutti chi è che ci aiuta. Oggi al mercatino dell'antiquariato con Quarnier anche i volontari della biblioteca. Sì, assolutamente, abbiamo formato un gruppo amici della biblioteca per contribuire a quelle che sono le spese per l'abbellimento e anche per rendere più funzionale la nostra biblioteca e alle quali, devo dire la verità, come comune non riusciamo spesso a far fronte. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo raccolto una serie di libri che le persone hanno letto e poi donato a noi in modo tale che questi libri vadano ad altri lettori in cambio di una piccola offerta. Cosa facciamo con queste offerte? Beh, finora è stata raccolta una piccola ma comunque dignitosa somma. Abbiamo acquistato per il momento un grande tappeto che verrà destinato all'area bimbi, un aspirapolvere perché questo tappeto dovrà naturalmente essere pulito e poi abbiamo sistemato una parte invece relativa a due postazioni PC per avere l'accesso a internet, cosa che la nostra biblioteca ormai non aveva da anni. Abbiamo visto che questa iniziativa sta avendo un buon successo e quindi abbiamo pensato di partecipare anche oggi al mercatino dell'usato. Stiamo cercando, ecco così, proprio di aiutare un pochino la biblioteca nei punti dove vediamo magari essere più carente. L'attività culturale è molto viva e prosegue il progetto maggiore che è quello della Peribook. Sì, assolutamente, devo dire che ieri c'è stato l'ennesimo appuntamento con la Peribook, avevamo un centinaio di presenze in biblioteca, quindi non solo erano esauriti i posti a sedere ma anche quelli in piedi. Ieri abbiamo avuto un aperitivo offerto dall'Ipercoop di Quarnier, abbiamo avuto anche presente il direttore dell'Ipercoop e devo dire che il connubio cultura, esercizi commerciali sta dando dei buoni frutti. Proseguiamo su questa linea, durante il mese di aprile avremo due appuntamenti con la Peribook, uno sarà il 13 aprile, l'appuntamento quello classico in biblioteca e poi avremo un appuntamento anche il 6 di aprile invece con la presentazione di un libro presso la Chiesa della Trinità. Si tratta del libro del sindaco di Gagliate, Davide Ferrari, il quale ha raccolto una serie, insomma un centinaio
centinaio di messaggi da lui ricevuti su Facebook piuttosto che su WhatsApp, che i cittadini gli inviano per sapere le cose più disparate, ecco, e quindi verrà a presentarlo. Il 10% del ricavato della vendita dei libri in quel caso sarà devoluto alle scuole cittadine, e quindi noi abbiamo deciso che utilizzeremo la somma che ne ricaveremo per acquistare dei libri da donare poi alle biblioteche scolastiche. Thank you.